Ci sono partite in cui sbagliare può voler dire la fine di un sogno. Ci sono punti che più di altri, se ti guarderai indietro, avranno fatto la differenza tra vivere o morire. Ci sono stadi e campi in cui la palla pesa di più, le gambe tremano e la posta in gioco è talmente alta che può annebbiare le idee, minare le certezze e stravolgere i valori. Ecco perché, in certi momenti, è il cuore che fa la differenza. Dallo stadio comunale di Gottolengo, Gottolengo Mentuccia, spareggio salvezza per cuori forti. Benvenuti da Tommaso Quilleri e Paolo Cicogna. Abito controlla, partiti. Palla dietro subito a girare per Guarneri. Aspetta un alleggerimento che non arriva, invece arriva in Bocelli, che si libera molto bene. Potrebbe crossare, palla dentro! Occasione importante, deviazione del centrale, palla fuori. Corner di Staffieri, palla in mezzo, tutti i saltatori in area, palla molto lunga, ancora per Orua che riesce a fare torre. Alleggerisce molto... in maniera molto complessa il Gottolengo, e ancora Orua cerca il compagno libero, lo trova in Bocelli, l'anticipo è secco da parte del suo diretto marcatore. Ancora Federico Abate che cambia tutto nella zona di Guarino, la palla è troppo lunga e si spegne sul fondo. Attenzione, taglia, evita la trappola del fuorigioco, Guarino è splendida l'occasione! Strepitosa parata dell'estremo difensore, ma questo è quello che deve fare la Mentuccia. Uomo assolutamente indispensabile. Corre dalla destra, ancora dentro, tutti i saltatori, palla dentro, ancora molto buono l'anticipo. Bocelli e palla fuori, più un tiro d'alleggerimento, tutti i saltatori all'interno dell'area, che rimane molto alta. Palla dentro, molto bella, Orua! Ancora il portiere sfiora e mette fuori. Guarda. Tommaso, tu sai che Piccolo è un good diesel, ha bisogno un attimino di entrare in partita, poi ci delizierà sicuramente con uno dei suoi tocchi. Ecco Piccolo, subito molto bene questo per Guarino, che si gira dalla parte giusta, entra in area, palla di sinistro in mezzo, ancora il portiere, questa volta comodo. Ora però la posizione è invitante, sappiamo come queste partite spesso e volentieri vedano nei calci piazzati un momento importante. Funghi tra i pali, parte il centrocampista destro, Spunghi molto sicuro, assolutamente bravo Vittorio, si piega e sa prestare invio. Palla per Piccolo, ottimo lo stop, bellissima la palla dentro per Goia, tutto il tempo di provare a crossare, un cross meraviglioso per Bocelli che salta un attimo fuori tempo. Staffieri ancora, Guarino si gira, sinistro, ancora interdetto dal difensore centrale, ma benissimo la Mentuccia quando trova il tempo dell'inserimento sugli esterni. Guarneri tambureggiante, palla per voi, ancora dentro, una palla bellissima, palla buona, Orua ancora chiuso molto bene dalle linee. Peccato, del Gottolengo. Palla dietro ancora, c'è spazio sulla sinistra, questa volta Staffieri si fa un attimo tagliare fuori, aveva stretto, attenzione, e c'è il gol del Gottolengo, l'avevamo detto che avevano alzato il pressing alla prima occasione buona. C'è da dire che la Mentuccia è stata punita, non è una situazione fortunata. Cerca la torre, ora Piccolo a qualche metro, vede Guarino partire, cerca nel verde in realtà Bocelli, interdizione molto buona, palla ancora per Piccolo, ha lo spazio buono per muoversi, cerca il tiro, un tiro non bello in realtà. E si fa male, e si fa male, attenzione, si è sicuramente stirato. Si è stirato Piccolo, certamente si è visto dal movimento, ha cercato il tiro, ci ha messo l'energia, forse non il massimo della coordinazione, tanta sfortuna per questo giocatore, ci teneva moltissimo questa partita. Sicuramente, era uno dei giocatori che forse aveva un pochettino più di difficoltà dal punto di vista di emozione, ma speriamo che non sia nulla di grave e che possa rientrare. Vedo Ragnoli a bordo campo, quindi la scelta del mister è nel senso di mettere ancora più pressione davanti, probabilmente arretrerà Orua, prova a ritessere la tela, la Mentuccia, palla per Ragnoli che torna molto bene, recupera il modo di girarsi, cerca nel verde Bocelli, è una palla bellissima! Peccato. Quella di Ragnoli, una palla bellissima che Bocelli non riesce a trasformare, ma che impatto Ragnoli sul match! Ora ecco Orua da interno, ecco palla per Ragnoli, tra le linee, molto bene Ragnoli, ancora a saltare, ancora palla per Orua, cerca largo, Staffieri, è una palla molto importante a qualche metro, calcia di destro, deviazione, Ragnoli destro, rete! Gol di Ragnoli, splendido gol di Ragnoli, l'avevamo detto, l'impatto di Ragnoli sulla partita è stato straordinario, si è fatto trovare pronto, si è girato in un metro, che gol! Grandissimo gol di Riccardo, veramente grandissimo gol.
È andata bene, questo cambio forzato per fortuna è andato bene. Abbiamo rimesso in equilibrio la partita ed ora possiamo Devo dire la verità, nel momento in cui si è liberato dal marcatore Orua e ha potuto alzare la testa, ha trovato subito il compagno libero. E con Federico Abate ora la Mentuccia sembra ben disposta in campo. Cerca il movimento Goy e lo trova molto bene Abate. Goy ancora non è la prima discesa del terzino sinistro che sta giocando molto bene. Orua, finta, sinistro, bloccato. Chiama le marcature Agosti, che ora stringe sul primo palo. La palla è molto lunga. Corner dalla sinistra, battuto verso il centro. Attenzione, ancora una volta su palla inattiva. Il Gottolengo si rende pericoloso. Più difficile quando spingono lateralmente. Ora però la palla sul filo del fuorigioco. Ancora per Bocelli. Soffrono moltissimo questi inserimenti sul filo. Palla dentro, ora Guarino. Guarino a qualche metro per entrare in area. Cerca il passaggio buono. Lo trova per Orua, che prova a saltare l'uomo, ci prova ancora, si incaponisce forse troppo. Prima. Ora Guarneri invece, con tutta la sua sostanza, con tutta la sua potenza, prova ad andare dentro, up and under. Può ripartire da Guarneri, aspetta forse un attimo troppo, ma Guarneri è maestro quando ha l'uomo su che cui fare perno. Che qualità questo giocatore, Tommaso, che qualità questo giocatore. Palla per Goy, bellissima la palla per Ragnoli, che sfiora appena nel tentativo di favorire Bocelli. Ora ancora palla dentro, Ragnoli, si gira, destro! Para il portiere, non ha trovato la potenza. Come ultimo Abate. Uomo, come libero. Abate, palla dentro, ancora a cercare Bocelli, è molto buono, un tocco all'indietro! Rete! Rete! Incredibile! Incredibile autogol del Gottolengo e Mentuccia in vantaggio. L'avevamo detto, la palla dentro, al di là delle... però l'arbitro sta segnando probabilmente il nome di Bocelli, quindi il gol è di Bocelli. Ti do questa chicca perché sto guardando le immagini televisive. In questo momento, vedo che l'arbitro sta scrivendo. Non scorre il replay, per cui è difficile capire. Quello che è sicuro è che lo schema è consolidato. Trova Guarino, che cerca di trovare lo spazio nel verde. Attenzione, Ragnoli, qualche metro ancora per lui. Ragnoli, da solo, all'interno, destro! Murato dal difensore centrale. Trova modo di andare a interdire. Ora largo, benissimo Zogno, che però ha un alleggerimento infelice. Ancora il 10, destro! Pericolosissimo! Sanno sicuramente che siamo quasi agli sgoccioli per la fine del primo tempo, quindi è bene che noi gestiamo la palla in questo momento, organizziamo e non gli lasciamo la possibilità di poter trova ripartire. Trova però il modo di girarsi Bocelli e di trovare subito il destro, ma l'inerzia del contropiede si è un po' esaurita, palla lunga, infatti Agosti può spazzare abbastanza tranquillamente il fallo laterale. L'arbitro manda tutti a bere un tè caldo, noi ci risentiamo a fine primo tempo. Gottolengo 1, Mentuccia 2, Super Spot.